Meizu Pro 6 non sostituisce Meizu Pro 5 dell'anno scorso e quindi scoprite in questa recensione, anzi in questo confronto, quale scegliere fra i due dispositivi in base alle vostre esigenze e ai vostri bisogni. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nel confronto fra Meizu Pro 6 a sinistra e Meizu Pro 5 a destra. Sarà un confronto abbastanza rapido, o almeno lo spero, visto che i due dispositivi sono simili ma sono anche abbastanza diversi, nel senso che, lo vedete, il successore è più piccolo del precedente ma è abbastanza più piccolo e anche l'hardware è abbastanza diverso. Sono quindi due prodotti destinati in modo abbastanza chiaro a due tipi di utenti abbastanza differenti e quindi secondo me sono autoesplicativi per come sono stati pensati, ma comunque io il confronto lo faccio lo stesso, così vi dimostro quali sono le differenze fra i due prodotti. 147,7, 70,8, 156,7, 78 mm, queste sono le dimensioni dei due dispositivi, 7,3 e 7,55 mm di spessore. 160 e 168 sono invece i grammi di peso, quindi pesano abbastanza in modo simile nonostante la dimensione diversa e ovviamente il Pro 6, essendo più compatto, sembra che pesi di più essendo appunto compatto ma avendo un peso simile a quello del Pro 5. In termini di design qualcosa è cambiato, sono comunque in modo abbastanza riconoscibile due smartphone della famiglia Meizu, 2560 e 3050 mAh in termini di batteria non removibile, che hanno un risultato, devo dire, simile, ovviamente quello del Pro 5 in rapporto è migliore rispetto a quella del Pro 6, non solo in rapporto ma anche in realtà in senso assoluto. Entrambi sono realizzati in alluminio con delle bande in plastica, in questo caso è in plastica soltanto questa piccola striscia, questo qua su è sempre alluminio, mentre invece le bande più scure del Pro 6 sono invece in plastica. Abbiamo il carrellino qui a sinistra, abbiamo il tasto di accensione e bilanciare del volume qui a destra, si somigliano veramente moltissimo. Sotto abbiamo due porte Type-C, speaker, microfono e viti a vista. Il jack audio è questo che cambia sostanzialmente, è sopra sul Pro 5 e sotto sul Pro 6. Entrambi hanno lettore di impronte digitali con il tasto fisico, quindi si deve premere e poi i due dispositivi si sbloccano sostanzialmente in modo identico per quanto riguarda i tempi. Display, entrambi Full HD, 5 pollice 2, 5 pollice 7, Super AMOLED, AMOLED. Andiamo a prendere due immagini, oltre a essere il display a destra più grande e a vibrare leggermente, possiamo dire che sono abbastanza simili in termini di colore, secondo me sono appunto abbastanza simili, hanno anche luminosità molto simili, vedete sono impostati praticamente in modo identico e angoli di visione quasi identici, quindi bene per entrambi i display, non ci sono sostanziali differenze. La vera differenza è la presenza del 3D press, lo vedete, ovvero della possibilità di avere delle funzioni aggiuntive tenendo premuto forte sull'icona. Qui se teniamo premuto a lungo otteniamo quello che otteniamo anche di qua tenendo premuto a lungo, ovvero di spostare le icone. Se invece premiamo forte di qua succede che si abilitano le scorciatoie, di qua semplicemente che si possono spostare le icone. Per quanto riguarda le fotocamere, allora i software sono esattamente identici, quindi non ho sostanzialmente niente da mostrarvi dal punto di vista software. Dal punto di vista della tecnologia, 21 megapixel su entrambi i dispositivi, f2.2 su entrambi i dispositivi, fotocamera frontale a 5 megapixel, video in 4K, le foto vengono leggermente meglio sullo smartphone di quest'anno, poi sul leggermente, comunque carico tutti i sample nell'articolo su AndroidWorld.it e lì vedrete le differenze. Connettività identiche, se non che sul modello dello scorso anno c'è l'NFC che è scomparso sul modello di quest'anno, è veramente veramente una pecca. E invece per quanto riguarda i processori, e qui intanto qui avevo messo un pin, mettiamo prestazioni elevate su entrambi hanno alle spalle sostanzialmente lo stesso carico, quindi facciamo girare entrambi i benchmark. Intanto vi racconto qual è l'hardware dei due dispositivi. Abbiamo un MediaTek Helio X25 octa-core da 2.5 GHz sul modello di quest'anno e invece un Samsung Exynos 7420 sempre octa-core ma da 2.1 GHz sul modello dell'anno scorso. Entrambi hanno 4 GB di RAM. Il modello di quest'anno è disponibile in tagli del 32-64, il modello dell'anno scorso nella versione da 4 GB di RAM è invece disponibile nel solo taglio da 64 GB di memoria interna, che però erano espandibili tramite microSD. Anche questa una mancanza della versione di quest'anno che personalmente me ne dispiaccio, personalmente sia l'assenza di NFC che di memoria espandibile. Adesso io mi zittisco e lascio scorrere i benchmark fino alla fine.
eccoci qua, i due benchmark sono terminati, il risultato del Pro 6 è più alto di quello del Pro 5, ma come vediamo comunque ha un margine tra virgolette abbastanza basso. In termini di software poi non ci sono in realtà grosse differenze in termini di prestazioni, il sistema praticamente si avvia praticamente qualsiasi operazione nello stesso tempo, quindi l'apertura delle applicazioni è praticamente identico, come abbiamo visto, qualsiasi applicazione si tratti. In termini di software abbiamo due versioni del software diverse, perché sul Pro 6 abbiamo Android Marshmallow 6.0 aggiornato alla Flyme 5.2, sul Pro 5 abbiamo invece Android 5.1 aggiornato alla Flyme 5.1.5. Nonostante questo, il fatto che questo Pro 5 si sia appena aggiornato alla 5.1.5 fa sì che su questo smartphone qua sia tornata la personalizzazione relativa ai temi, che invece è ancora assente sul Pro 6, ma che comunque dovrebbe arrivare a breve con uno dei prossimi aggiornamenti. Quindi appunto, in termini di funzionalità, a parte quella del 3D Press, ovviamente non ce ne sono sostanzialmente. Facciamo una cosa, andiamo a svuotare la RAM, che avevo svuotato prima di avviare questo test, ma non avevo svuotato prima di avviare AnTuTu. Comunque, sia chiaro, avevano le stesse API in memoria, quindi non cambia sostanzialmente niente, e facciamo invece il test di velocità. Ok, il test è finito, come vedete Pro 6 ci ha messo un attimo di più, c'è anche da dire in favore di Pro 6 però che per errore ho anche tappato un'altra app durante il processo e l'ho richiusa subito, ma possiamo dire che possiamo anche abbonargli circa 5 secondi, ma nella velocità di apertura e nella gestione della velocità di apertura ha vinto sicuramente Pro 5, anche se di uno scarto veramente risibile che nell'uso di tutti i giorni è quasi impercettibile. Nella gestione dell'app della RAM è invece identico, 4 GB di RAM gestiti sostanzialmente alla stessa maniera. Andiamo nell'app relativa alla musica, ecco qua. Andiamo ad aprire lo stesso brano. You are the sun, you are the only one.
come avete sentito dal rapido scambio, il volume è molto molto alto su entrambi i dispositivi, appena più alto sul Pro 5, impostati e calibrati leggermente in modo diverso la qualità e la tonalità, il calore diciamo della qualità audio, ma più o meno secondo me sono assolutamente paragonabili. Siamo quindi arrivati alla fine, sì, perché non c'è molto altro da dire di questi smartphone, almeno non mettendoli a confronto. C'è molto da dire sui singoli smartphone, andate a vedere tutto quello che appunto ho detto dei due dispositivi nelle relative recensioni. Prezzi di lancio: qui si parte da 429, si arriva a 459 per la versione 64 GB, qui siamo a 479 appunto per la versione da 4 GB che abbiamo appena provato e che è quella appunto equiparabile al Pro 5. Quale scegliere fra i due smartphone? Allora, il prezzo è simile, giustamente Pro 5 costa un po' meno non avendo più la memoria espandibile e l'NFC, e quindi pur essendo più nuovo costa meno del modello dell'anno scorso. Infatti non lo va a sostituire, secondo me lo va ad affiancare. Sentitevi liberi, state comprando due ottimi smartphone, scegliete Pro 6 se volete un dispositivo compatto, di top così compatti non ce ne sono molti in circolazione, scegliete invece Pro 5 se non volete rinunciare a memoria espandibile all'NFC e volete un display veramente dalle dimensioni molto molto importanti. Entrambi si acquistano su meizumart.it, che è il sito ufficiale di Meizu in Italia, con spedizione dall'Italia e garanzia in Italia. Per questo confronto è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.